di questa edizione, ma anche delle altre edizioni. Di questa edizione, ma anche delle altre edizioni. Abbiamo qualche problema. L'obiettivo principale di questa e delle altre edizioni è quello di avvicinare sempre di più la politica ai giovani, dando il giusto riconoscimento sotto forma di borse di studio a 7 diplomati, a 7 eccellenti diplomati. Le borse di studio sono suddivise in 2 fasce. Una prima fascia premierà i diplomati che hanno conseguito una valutazione compresa tra il 91 e 91 centesimi e 99 centesimi, e una seconda fascia che premierà i diplomati con 100 su 100 e 100 su 100 con lode. Questo perché, dicevo, l'amministrazione ha inteso premiare il merito, dare onore al merito a quei cittadini che hanno concluso brillantemente il loro percorso di studi. Saluto gli ospiti della serata, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Tonino Bacca, al quale va il nostro applauso. Il vice sindaco Antonella Rizzo, il sindaco di Scorrano Antonio Mariano, i padrini e le madrine dei giovani diplomati e i ragazzi e le ragazze che andranno ad essere premiati con la borsa di studio. Dicevo, siamo alla quarta edizione. Ebbene sì, alla quarta edizione. Sembra ieri quando Antonella ha dato vita a questa idea di premiare il merito. Quest'anno 2 sono le novità. Una è che abbiamo una copertura mediatica, quindi siamo in diretta streaming su galatina2000.it e ringrazio anticipatamente i tecnici che sono al lavoro. E novità delle novità, abbiamo un collegamento Skype, niente meno, con gli Stati Uniti, con un carissimo amico, ma prima di essere mio amico è un grande ricercatore universitario, è con noi Pietro Presicce. Tentiamo il collegamento. Pronto? Sì, Pietro, ci sei? Ciao Pietro. Annalisa, ciao a tutti. Ciao Pietro, siamo nell'atrio della scuola primaria di Via De Laurentiis, una platea numerosissima, ricca di giovani, meno giovani, ci sono tanti tuoi amici e anche i tuoi cari qui, che sono anche okay, un po' emozionati. E caro Pietro, un saluto. Saluto tutti, arriva leggermente in ritardo la connessione. Sì Pietro, infatti, comunque noi ti vediamo. Sei un po' okay, in una posizione abbastanza ferma, però ci sei. Allora, okay. Pietro, questo è l'applauso della tua gente di Scorrano. Ok, e tra l'altro, grazie, ciao a tutti. Eccoti qua, adesso ti vediamo benissimo, Pietro. Bene. Dicevo che questo è anche un modo per averti con noi in occasione delle feste natalizie, insomma. Non voglio però anticipare nulla, ti mettiamo in attesa e ti chiediamo di rimanere con noi su galatina2000.it magari, e ripristineremo il collegamento a breve, va bene? Ok, sentiamo dopo, da grazie dopo a tutti, ciao. E stiamo andando avanti abbastanza velocemente, credo, e questo è un momento canonico di questa manifestazione, perché so che è stato realizzato un video che racchiude momenti salienti dell'edizione 2011. Signore e signori, buona visione.
parte subito.
Thank you.
È un piacere per me, un onore presentarvi l'orchestra del Liceo Scientifico Da Vinci di Maglia. Un applauso ancora per l'incredibile performance. Complimenti. L'orchestra, nata l'anno scorso, oggi è composta da 25 alunni, studenti dal primo al quinto anno del liceo. Il gruppo, guidato e organizzato dal professor Cananà, esegue musiche di vario genere, da brani classici alle musiche delle colonne sonore di film, dal genere swing alla musica barocca. Tutti i brani riarrangiati e riscritti per questa formazione dal professor Cananà hanno come obiettivo quello di educare gli studenti all'ascolto e alla esecuzione musicale più complessa. Inoltre, con tale progetto si vuole colmare un vuoto istituzionale quale la mancanza della musica nel curriculum liceale e soprattutto si vuole valorizzare tutti quegli studenti che impegnano tanto del loro tempo nello studio di uno strumento musicale e negli studi liceali. Chiedo al professor Cananà e alla dirigente Anna Rita Corrado di raggiungerci, in quanto vorrei sapere dal professor Cananà che tipo di brani abbiamo ascoltato e illustrarceli, e alla dirigente Anna Rita chiedo come nasce l'idea di organizzare un'orchestra di questo tipo. Allora, io innanzitutto devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché loro sono i miei ragazzi, lo sanno che con loro io ho questo rapporto particolare, e tra l'altro ogni volta che ascolto, li ascolto, mi vengono i brividi, e io penso che una cosa è bella quando provoca delle emozioni, e quando fa venire i brividi, io li provo ogni volta che li ascolto, per cui li ringrazio perché loro studiano, sono degli studenti modello e dedicano tanto tempo anche alla musica, e questo è importante perché la musica è meravigliosa. E io ho un po' una deformazione professionale, il sindaco lo sa, quindi diciamo che ho trovato un professore che è docente di italiano e latino, e insieme abbiamo creato questa orchestra meravigliosa. E quindi io ringrazio il professore, ringrazio i ragazzi, ringrazio il sindaco e faccio i complimenti ad Antonella, perché sono delle iniziative degne di essere lodate, perché io penso che i nostri ragazzi sono dei tesori che meritano di essere, diciamo, anche valorizzati per l'impegno che profondono nella loro vita. Grazie ragazzi, veramente di cuore. Prego. Sì, grazie, perché tra l'altro avere questa possibilità di avere un dirigente scolastico diplomato in pianoforte, quindi non è una cosa tutti i giorni, per questo ho colto subito l'occasione di presentare il progetto. Il progetto è stato accolto quest'anno e già l'anno scorso anche dal Collegio dei Docenti, e sono fiero perché i ragazzi veramente si impegnano tantissimo, sono tutti brani abbastanza complessi perché poi li realizziamo senza nessun tipo di alterazioni, ma è tutto, sono partiture originali che noi poi trascriviamo, perché abbiamo anche la possibilità di avere delle eccezioni. Abbiamo una fisarmonicista, abbiamo un bassista, abbiamo anche... Scusami professore, facciamo vedere il batterista che sta nascosto, poverino. Scusa, non per niente, perché è giusto. Ecco, perfetto. In realtà sono due, Puleio Alessandro e Pier Giorgio, che in realtà poi arrangiano anche i ritmi, perché non è facile poi sistemare. Per esempio il brano che avete ascoltato è Palladio, è stato scritto da Vivaldi, è un brano barocco, è scritto per l'architetto appunto Palladio, e in questo caso lui l'ha riarrangiato anche ritmicamente, mentre il primo brano era Nuovo Cinema Paradiso di Morricone con Mission, Gabriel Soboe, che ovviamente ha è stato potuto realizzare anche grazie alla presenza del professore Matteo Ferrari, che è qui, che ci ha dato una mano. Grazie Matteo. In realtà, e poi abbiamo anche seguito il pezzo appunto di adesso dimenticavo
No, Piazzolla, sì, Libertango, era appunto un tango e di conseguenza questo per simboleggiare anche la passione che noi ci mettiamo nel fare questa attività. Il primo brano, Il Nuovo Cinema Paradiso, racconta appunto la storia di una distruzione di un cinema, cioè in realtà la storia di un cinema che viene abbattuto per costruire un parcheggio. Io invece vorrei qualche volta suonare davanti alla distruzione di un grande supermercato e la costruzione di una biblioteca oppure di la costruzione di un centro culturale, perché sarebbe veramente l'inizio di una svolta in Italia. Questo me lo augurerei veramente di cuore, perché i nostri ragazzi sono veramente delle eccellenze. Io spesso a loro in classe dico questo: noi ci facciamo del male, facciamo un suicidio collettivo in Italia, produciamo dei ragazzi che sono delle eccellenze internazionali e poi li regaliamo all'estero. Questa è una cosa che non si dovrebbe assolutamente fare. Perciò io spero che gli alunni delle nostre scuole possano trovare in Italia in futuro l'ambiente adatto per poter esprimere tutta la loro qualità e intelligenza. Grazie a voi comunque. Vi chiedo di rimanere qui perché l'amministrazione comunale ha inteso consegnarvi una targa, un riconoscimento al merito che va all'orchestra del Liceo Scientifico Da Vinci, e un applauso ancora, rivolgetevi verso il pubblico. Prego. Allora, adesso io presenterei, prego, grazie a lei, e vi presento i ragazzi, appunto diceva la dirigente prima, che sono un po' nascosti, allora comincerei proprio da loro. Alla batteria e alle percussioni, Rescio Pier Giorgio e Puleio Alessandro. Al sax, Circhetta Francesco, Boccadamo Rocco. Ai clarinetti, Perfetto Alberto, Bove Luca, Caroppo Lorenzo. Al basso, Donadeo Mario. Pianoforte e tastiera, Palumbo Maria Rosaria, De Pascali Maria Rosaria, Giannuzzo Luca, Vantaggiato Serena. Fisarmonica, Alfieri Consuelo. Ai flauti, Schifa Lucia, Stasi Carmelo. Ai violini, Urso Valentina, Margilio Maria Teresa, Lazzari Azzurra, Rizzo Valentina, Vergari Cosma, Vantaggiato Flavio, Flavia. Alla viola, Vignes Erika. Complimenti ancora, grazie. E adesso passo la parola ad Antonella, vice sindaco di Scorrano, per il suo intervento. Sì, provate. Salve a tutti. Un sogno resta un sogno se a sognare siamo soli. Se a sognare siamo in tanti, il sogno diventa realtà. Per me oggi il sogno è diventato realtà. Questa era la mia prima affermazione il 29 dicembre 2009, quando ebbi l'idea di dare inizio a questa iniziativa, Con voi giovani investiamo nel futuro. Era la mia sfida. I giovani lontani da me come amministratore e lontani dagli altri amministratori, lontani dalla politica, con una distima e un dissapore nei nostri confronti. Ho cominciato a parlare con loro, a dialogare con loro. Subito qualcosa c'è stato. Il cambiamento l'ho avvertito subito. Da lì le altre edizioni, laddove sempre si è messo in evidenza il sapere, la conoscenza, il talento, che non poteva rimanere un bene proprio, un bene personale, un bene della famiglia. Sapere, conoscenza, talento che ci rende liberi, che deve essere un bene comune. Sapere che deve essere messo a disposizione di tutti e soprattutto da noi, a noi amministratori, per poter poi dare il massimo a tutta la comunità. Da lì è partita questa iniziativa e oggi più che mai ho raggiunto
questo primo traguardo, anche perché il risultato è ai vostri occhi. Sono veramente felice oggi di questo risultato raggiunto per la comunità tutta. Perché? Perché quando si parlava di Scorrano in passato si parlava soltanto di quella Scorrano che magari il 31 dicembre in piazza c'è stato qualcosa che non andava rispetto agli altri paesi. Non si parlava di Scorrano, di sapere, di conoscenza, di talento, no. Si è cominciato a parlare a Scorrano anche di questo. Una volta raggiunto questo traguardo, io qua rilancio un'altra sfida. È già partita, perché per me due sono le date importanti che porto fino ad oggi nel mio cuore, durante tutto il percorso della mia attività di donna impegnata in politica. 29 dicembre, 18 dicembre, 18 dicembre 2012. Per me un giorno importantissimo, perché tantissimi giovani per la prima volta, questo dico per la prima volta, hanno varcato la soglia della nostra casa municipale, della nostra casa del municipio. Tantissimi giovani, solo qualcuno era salito prima di quel giorno. Si sono seduti laddove ci sediamo noi quando prendiamo le scelte che riguardano tutti voi e tutti noi. E da lì abbiamo cominciato a organizzare gli studenti. Da soli hanno cominciato a dire che vogliono essere vicini alle istituzioni e essere partecipi. Finalmente l'altra mia sfida, la politica partecipata, la politica che deve attraversare tutti, giovani, per quanto riguarda i problemi legati ai giovani, che poi saranno i problemi del loro futuro, la politica che deve attraversare tutte le istituzioni, tutte le famiglie, la politica partecipata. Quindi per me è stato grande vedere tanti giovani che si cimentavano a dare delle idee già quel giorno lì e da subito si sono organizzati e hanno costituito tra di loro una delegazione che adesso, per quanto mi riguarda, non li sto seguendo perché impegnata per questo evento, perché tutto vada bene, però so che comunque si stanno muovendo tra di loro. Questa è veramente l'altra sfida che oggi chiedo a voi, di non lasciarmi sola, e quando parlo voi parlo di tutti uno per uno, per quanto riguarda quest'altro obiettivo da raggiungere. Tutti, e noi per primi come amministratori, dobbiamo lavorare gomito a gomito con le istituzioni, in primis con la scuola, noi insieme al dirigente scolastico del paese, con gli altri dirigenti scolastici. Dobbiamo sentirci, perché insieme dobbiamo confrontarci, portare avanti dei messaggi. Non c'è sviluppo se non c'è un lavoro gomito a gomito fatto anche con le altre istituzioni, come la comunità dei frati e come la parrocchia. Non c'è sviluppo e non c'è possibilità di andare avanti se non lavoriamo gomito a gomito con tutte le associazioni che sono importanti sul territorio, che a noi amministratori danno una grande mano, ma che danno una mano anche a tutta la comunità. Non c'è sviluppo se noi amministratori non parliamo con le famiglie, non vediamo quelle che sono le loro esigenze per poter dare risposta alle loro esigenze. Io studio, bella iniziativa, mi piace tanto. Io studio, è quella iniziativa che lega i giovani studenti a noi amministratori, è quella iniziativa che fa capo, o che è collaterale, diciamo meglio, all'assessorato della pubblica istruzione, perché fa sì che i giovani partecipino alla gestione politico-amministrativa del comune. Le scelte importanti le facciamo noi amministratori, ma le scelte importanti devono essere il risultato di quello che la comunità vuole. Noi dobbiamo dare risposte, e da qui lancio questa sfida.
voglio che ci sia una politica partecipata, lo voglio, ma lo esigo. Chiunque vorrà darmi una mano e nel tempi futuri ci sarà il modo, siamo partiti con Io Studio e prossime tappe saranno per partecipare ogni scelta fatta nel comune di Scorrano. Non voglio più annoiarvi se sono stata di noia per qualcuno, perché comunque non è la sede, il luogo opportuno per parlare di questo e perché non è che voglio fare politica, ma se noi stiamo qua già riuniti insieme, la politica la facciamo, perché la politica è bella se fatta in un certo modo. I giovani sono le nostre risorse, dobbiamo metterle insieme, le possiamo mettere insieme se creiamo una catena e quella catena siamo noi comune, la scuola, le associazioni e le istituzioni. Rimaniamo uniti e faremo il bene dei nostri figli. Grazie. Grazie al vice sindaco e adesso un saluto da parte del sindaco Antonio Mariano alla comunità. Buonasera, da parte mia e dell'amministrazione comunale tutta, quale mi onoro di rappresentare, rivolgo a tutti un benvenuto e un saluto. Un saluto al professor Tonino Bacca, al nostro dirigente scolastico, a tutti i docenti qui presenti, alla professoressa Anna Rita Corrado, dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci da Maglia. E a questa mi soffermo un attimo, infatti prima diceva il sindaco lo sa, sì, perché con Anna Rita siamo amici da bambini, uscivamo insieme e quando si andava a casa per uscire ogni volta c'era una scusa, o sto al piano, mi sto esercitando al piano o devo studiare, e quindi quando si studia poi i risultati vengono. Anna Rita, ti saluto personalmente. Quindi poi volevo salutare il professore Cannanà, Pietro Presicce, il professore Antonio Medico, e poi un saluto va ai nostri protagonisti di questa serata, ai giovani che si sono distinti nel corso dell'anno scolastico 2011 e 2012, ai quali l'amministrazione comunale sta per consegnare le borse di studio. Infine ai neolaureati, padrini dei giovani premiati. Un ringraziamento poi, permettetemelo, va ad Antonella Rizzo, alla dottoressa Rizzo, vice sindaco, con delega alla pubblica istruzione. E da parte mia va un sentimento di gratitudine ad Antonella, perché questa manifestazione l'ha voluta lei e da giorni che ci lavora sopra, ogni giorno sul comune, la vuole veramente, la sente veramente sua, e quindi grazie da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale ad Antonella. Poi permettetemi e concludo, questa manifestazione riconosce il merito a chi si è distinto nel proprio percorso di studi, ma mi sento di rivolgermi anche a quei ragazzi che hanno avuto qualche problema, cioè durante il percorso, a questi mi sento di dire, andate avanti, cercate di raggiungere gli obiettivi e non mollate mai. Quindi grazie a tutti e continuiamo la serata. Grazie di cuore. Grazie al sindaco di Scorrano e adesso chiedo ai tecnici di rimettermi in contatto, lo siamo già in realtà, con Pietro Presicce. Pietro? Sì. Ciao. Ciao Pietro. Allora, io inizio a leggere la tua scheda di presentazione, una scheda di presentazione di tutto rispetto. Quindi, ok, grazie. Permettimi solo di ringraziare l'amministrazione comunale. E in Australia abbiamo questo progetto che prevede l'uso di ovini, quindi pecore, simuliamo la gravidanza pretermine, in sostanza induciamo questa gravidanza pretermine tramite iniezione di alcune fattori solubili, e all'80% della gestazione con un parto cesareo facciamo nascere l'agnellino, prendiamo i tessuti sia materni che fetali e in sostanza studiamo la stessa cosa che studiamo nell'uomo. Ovviamente il vantaggio di usare un modello animale è quello di avere molti più tessuti e ovviamente si possono fare cose che sono impossibili da fare sull'uomo.
Bene, piuttosto complesso come studio. E, Pietro, volevo farti una domanda. In questi giorni su un quotidiano online, mi senti, vero? Sì. Sì. E, ho avuto il piacere di leggere un articolo di una nostra coimpaesana che è Arianna Vergari, la quale si poneva una domanda: restare o partire? E io la domanda te la giro, te la rivolgo. Ok, è una bella domanda. La mia idea è quella, e il mio consiglio che do a tutti i miei amici, a tutti i giovani di Scorrano, è quella sicuramente di studiare in Italia, formarsi in Italia, perché l'università italiana è ancora un'università molto buona, o comunque di fare un'esperienza all'estero, perché l'esperienza all'estero è un'esperienza sicuramente formativa, si viene a contatto con una cultura diversa, si riesce veramente a capire che cosa fanno altre persone, si riesce a rapportarsi con loro, si ha un continuo scambio culturale e non solo. E quindi il mio consiglio è veramente di fare un'esperienza all'estero. Non abbiate paura di lasciare le vostre famiglie e il vostro paese, lasciatelo temporaneamente, poi cercate di tornare in Italia, e, cosa che prima o poi farò anch'io, faremo anche noi, perché siamo in due. E quindi questo, in sostanza, veramente studiate, non voglio essere retorico, studiate, perché comunque nella vita lo studio è molto importante, e cercate di fare un'esperienza all'estero. Questo è il mio consiglio, e Scorrano è pieno di talenti in tutti i campi, ci sono eccellenze nella musica, nella medicina, nella psicologia, in ambiente diplomatico. E ci sono tantissimi ragazzi che sono all'estero, alcuni li conosco personalmente, Giuseppe Carluccio, Egidio Brocca Cofano, Davide Ciuscio, ci sono bravissimi scienziati, bravissime persone anche in Italia, i fratelli Maruccio, Casciaro, eccetera eccetera, per cui comunque Scorrano è veramente un'officina di talenti. Complimenti, Pietro. Mi dicevano che Giuseppe Carluccio è in sala. E ok, quindi a Giuseppe. Vuoi intervenire, vuoi salutare Pietro? Ecco, ti saluta nel pubblico, e ti saluta Pietro. Poi lo sentirò privatamente. Sì, sicuramente. Benissimo, Pietro. Allora, al momento noi ti salutiamo e ti ringraziamo, ma ci piacerebbe che tu rimanessi con noi magari in diretta streaming per poi ripristinare il collegamento più avanti per un saluto breve, va bene? Sicuramente. Grazie mille, ci ricolleghiamo a breve. Grazie. Bene, si entra sempre di più nel vivo della manifestazione, e invito i giovani laureati, che poi sono i padrini e le madrine dei diplomati, ad autopresentarsi. E quindi passo la parola ad Alessandra De Pascalis, e poi magari passerai tu il microfono ai tuoi colleghi. Grazie. Buonasera a tutti, saluto l'amministrazione. Mi chiamo Alessandra De Pascalis, ho 28 anni e sono un avvocato. Mi sono laureata ben 3 anni fa presso l'Università del Salento in giurisprudenza, dove ho deciso di seguire il mio sogno, diciamo, fin da piccola, che era quello di dedicarmi all'avvocatura. L'università mi ha dato tanto e mi ha consentito anche di studiare all'estero, di formarmi presso un'università straniera per un semestre, quindi anche di poter perfezionare la conoscenza delle lingue straniere, sicuramente lo spagnolo, l'inglese e il francese, perché questo mi rivolgo soprattutto ai giovani quando dico questo. Oggi più che mai, qualsiasi percorso formativo si intraprende, è necessario comunque affiancare uno studio delle lingue straniere, perché facciamo parte di un ambito molto più grande di quello italiano, che è quello europeo, e quindi l'integrazione anche nel lavoro comporta un approfondimento anche in questo senso. E il mio percorso universitario, quindi, dicevo, è terminato nel 2009, dopodiché mi sono avviata da subito ad intraprendere la carriera formativa finalizzata ad ottenere l'abilitazione per avvocato. E ho avuto la grande possibilità di formarmi
in un importante studio di Lecce con il professore Sticchi Damiani, che mi ha seguito nella tesi di laurea e mi ha consentito una formazione molto approfondita, e quindi ho svolto la pratica lì e oggi ho la grande fortuna anche di lavorare, di approfondire il settore amministrativo presso questo studio. Sicuramente il lavoro e il percorso formativo è importantissimo, ma ritengo anche che sia importante anche una crescita personale e sociale di ogni singola persona, ed è per questo motivo che parallelamente da qualche anno sono anche membro di un'associazione di beneficenza e di servizio. Anche questa è un'esperienza personale che metto al servizio dei giovani, nel senso che molto spesso non si conoscono queste realtà, ma sono realtà piene di giovani. In particolare io appartengo al Club di Maglie, più conosciuto tra gli adulti come Lions Club International, ma si tratta di un gruppo di giovani che mette il proprio tempo libero a disposizione per portare avanti progetti formativi e anche di sviluppo e di per cercare di aiutare situazioni di difficoltà sul territorio, quindi intervenire sul territorio nel rapporto con le istituzioni. Quindi diciamo che questo tipo di esperienza serve a completare la persona a 360 gradi, e quindi l'invito che rivolgo a tutti i giovani che sono qui presenti, che oggi premiamo perché hanno concluso un percorso di studi e si avviano alla scelta di un percorso formativo importante lavorativo, è quello di poter affiancare alla formazione professionale e al lavoro anche una scelta, un impegno nel sociale, sempre d'accordo con le istituzioni, appunto con la politica e con l'amministrazione, perché è un cerchio strettamente collegato che consente di portare sicuramente risultati più importanti. Grazie. Buonasera a tutti e buonasera all'amministrazione. Sono Viviana Montagna. Qualche anno fa mi ritrovavo dalla vostra parte ad essere premiata in quanto ho conseguito la maturità presso il liceo scientifico di Maglie con una votazione di 100 centesimi. In realtà era il primo anno che Antonella Rizzo organizzava questo evento e per ben 4 anni si è ripetuto con grande successo. Al termine di questo percorso formativo ho deciso di dare sfogo al mio istinto, alle mie passioni, intraprendendo un corso di studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari, del corso di laurea in fisioterapia. Perché? Perché mi ero resa conto che la riabilitazione viene spesso sottovalutata o quantomeno poco considerata. In realtà per riabilitazione si intende un processo globale di soluzione di problemi che porta il disabile, ma non solo, una qualsiasi persona a raggiungere un pieno recupero delle attività funzionali nella vita quotidiana e quindi a ridare un sorriso a chiunque avesse una menomazione, una disabilità o un handicap. Di questo ne ho avuta piena consapevolezza quando, grazie al corso di studi, ho intrapreso il tirocinio formativo nei vari reparti, quindi traumatologia, neurologia, neurochirurgia, facendomi una visione globale, capendo anche l'ambito prediletto di ognuno di noi. Molto devo infatti anche alla clinica ospedaliera della città di Lecce, che mi ha consentito nei 2 mesi precedenti alla laurea di effettuare un'esperienza professionale nel reparto di ortopedia e traumatologia a contatto diretto con i pazienti. Ebbene sì, è qui che ho capito quindi la mia voga, il mio istinto e le mie passioni. Oggi, a pochi giorni dalla seduta di laurea presso l'Università degli Studi di Bari e del corso di laurea in fisioterapia, conseguita con un voto di 110 su 110 alla lode, sono qui a farvi... Sono qui a fare a voi diplomati soprattutto un grande in bocca al lupo per le esperienze future, ricordando che anche la laurea non è un punto di arrivo ma un trampolino di lancio, soprattutto per chi ha voglia di fare, determinazione, impegno e forza di volontà. Quindi in bocca al lupo a tutti. Grazie per la parola. Buonasera e buonasera a tutti. Io sono Montagna Sara, sono una biologo nutrizionista e anche ho conseguito la laurea ben 2 anni fa in biologia, in particolar modo con una specialistica nel campo dell'agroalimentare e della nutrizione. Ad oggi sono impegnata nel seguire un master a Bari come operatore della sicurezza, certificazione e comunicazione alimentare. Perché questo percorso nell'ambito della nutrizione?
Questo perché basti pensare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che nel 2020 la principale causa di morte non saranno più le malattie cardiovascolari, bensì il cancro. E ad oggi la maggior parte degli scienziati di fama internazionale sono tutti concordi nello stabilire che la principale strategia, l'unica strategia, è chemio preventiva, appunto seguire una corretta alimentazione nell'ambito di un corretto stile di vita. Ecco perché non sto qui a raccontarvi tutti i benefici della dieta mediterranea, è quel motivo per il quale nel mio periodo, nel mio percorso di stage che frequento nell'ambulatorio di diabetologia a Maglie, mi occupo non solo di indagare dal punto di vista nutrizionale quelle che sono le abitudini alimentari dei soggetti, ma soprattutto mi occupo di educazione alimentare, perché una maggiore conoscenza significa anche una minore probabilità di errore, quindi nella scelta degli alimenti e delle giuste e corrette abitudini alimentari. E quello che ho visto soprattutto in questo mio percorso è che molta gente non si affida agli esperti del settore, bensì ascolta quelli che sono i consigli dei vicini di casa, dei vicini di esercizi in palestra, per cui il consiglio che do a tutte le persone è quello di affidarsi a professionisti, non ascoltare mass media e tutti gli altri professori in alimentazione. Ai diplomati non faccio altro che augurare una via, un percorso di studio costellato di successi. Sono contenta del traguardo che avete raggiunto, vi faccio in bocca al lupo. Buonasera a tutti, sono Amato Andrea e sono laureato in ingegneria di architettura nel Politecnico di Bari, e anche se la mia carriera universitaria è iniziata all'Università degli Studi dell'Aquila. Perché ho scelto questo corso di studi? Perché sono rimasto affascinato da una nuova figura emergente, è quella dell'ingegnere edile architetto, una nuova figura che mi ha affascinato proprio per il modo in cui coniugava, diciamo, i tre principi vitruviani dell'architettura: utilitas, firmitas e venustas. Questo come si traduce in pratica? Cioè, mentre siamo abituati sempre a vedere una progettazione che riguarda, diciamo, l'utilità e quindi gli spazi interni, quindi la funzionalità, e dobbiamo invece pensare di coniugare in maniera globale anche due aspetti fondamentali, che sono la valutazione estetica e soprattutto la sicurezza strutturale. È difficile racchiudere in pochi minuti un corso di laurea quinquennale, anche perché affronta temi ampi che vanno dall'analisi matematica, scienze applicate alle costruzioni, il disegno tecnico, ma anche la storia dell'architettura, composizione architettonica e l'urbanistica. Proprio l'urbanistica mi ha colpito e ha fatto sì che scegliessi la specializzazione in progettazione urbanistica, e anche la mia tesi di laurea è stata incentrata su quest'ambito. La progettazione urbanistica è, diciamo, definita come lo studio dell'antropizzato e del suo sviluppo, quindi tutto ciò che comprende la città, ma anche l'esterno e il rapporto degli spazi vuoti con gli spazi pieni, sempre dei volumi. Nella mia tesi di laurea infatti ho studiato il nostro territorio, in particolare il litorale di Ugento, e ho cercato di pianificare in modo da tener conto anche delle emergenze e delle problematiche del territorio, quali il consumo del suolo, ma anche le emergenze naturali. Ora finalmente studio, lavoro e cerco di mettere in pratica tutto quello che ho imparato, diciamo, all'università. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, io sono Matteo Monosi, mi sono laureato qualche giorno fa in ingegneria edile architettura come Andrea presso l'Ateneo dell'Aquila, con il massimo dei voti e la lode. Discutendo una tesi dal titolo Prototipazione di spazi minimi. Lo dico anche se non è
proprio ufficiale, un professore della commissione mi ha proposto di partecipare ad un progetto di ricerca che mira a realizzare proprio il progetto della tesi, che è una casa di piccole dimensioni di 9 metri quadri, componibile e smontabile. Tra le esperienze universitarie ho fatto parte della selezione per un workshop progettuale all'interno dello studio di Renzo Piano, che poi ha portato alla realizzazione di un auditorium all'Aquila, firmato Renzo Piano, perché ovviamente lui si prende i meriti, però poi c'è tutto un sistema di lavoro intorno, lo dico per... faccio parte del... Faccio parte del direttivo di un'associazione attiva nel cratere del terremoto aquilano, in qualità, nel ruolo di responsabile progettazione e concorsi, che si occupa di realizzare spazi polifunzionali per le popolazioni colpite dal sisma e venire incontro proprio alle esigenze a mezzo di laboratori di architettura partecipata. Prima sentivo parlare di partecipazione, ovvero si realizzano delle assemblee, dei focus group di quartiere o anche cittadine in piazza, dove si redige una lista di tutti desiderata della popolazione, anche non solo per quanto riguarda l'aspetto urbanistico. Dopodiché c'è tutto un sistema di vaglio delle proposte che vengono filtrate dalla politica, dai rappresentanti, dai centri di responsabilità, e vengono poi attuate attraverso piani ovviamente strategici. Tra le proposte dell'associazione c'è stato un parco ecosostenibile con materiali di riciclo che ha ottenuto un finanziamento europeo, ha ottenuto un cofinanziamento da parte della Protezione Civile di Rovigo e un cofinanziamento da parte della Cassa di Risparmio dell'Aquila. E il progetto, poi realizzato insieme ad altri 4 progettisti, ha avuto diverse pubblicazioni, tra cui Wired, che è una rivista internazionale, dove noi abbiamo più che altro voluto mettere in evidenza come non facevamo altro che mettere al vaglio tutte le proposte che venivano fatte e poi criticamente sceglierle e indirizzarle verso qualcosa che sia poi anche fattibile. Dopo le esperienze accumulate nei laboratori di architettura partecipata, ho effettuato diversi interventi e relazioni per seminari, corsi sui processi partecipativi, che ho ottenuto un invito da parte del Dipartimento Ministeriale per il Rilancio delle Economie Territoriali per la partecipazione ad un'assemblea pubblica sul rapporto Calafati, presieduta dal ministro Barca, in cui si discuteva appunto di quali devono essere gli indirizzi strategici per la ricostruzione, in questo caso dell'Aquila, e per il futuro dell'Aquila, ed è stato redatto un documento dal titolo L'Aquila 2030, in cui si raccolgono appunto gli indirizzi strategici per il futuro in generale della città da qui a 20 anni. Grazie, buonasera. Complimenti alle nostre giovani menti. E anche a loro verrà riconosciuto un diploma di merito che consegneremo loro in separata sede. Quindi ancora un applauso ad Alessandra, Viviana, Sara, Andrea e Matteo. A loro gli auguri che questo sia un trampolino di lancio e che sia un obiettivo da cui poi partire per perseguirne veramente tanti altri più ambiziosi. Avevamo scelto di avevamo concordato un intervento unico per tutti i laureati. In realtà gli interventi si sono amalgamati così bene che da questa parte mi dicono che possiamo andare avanti. E quindi Antonella, tocca a te. Allora, 1956-1960. Frequenta il liceo classico e l'anno di filosofia scolastica propedeutico per lo studio della teologia. Primo settembre 1966 giunge a Scorrano in qualità di vice direttore del seminario serafico. 1968-2012 assiste e guida gruppi giovanili promuovendo lo sport
e le attività oratorie. Fondatore del gruppo giovanile universitario Messaggeri dell'Amore. Per molti anni assiste spiritualmente e moralmente la squadra di calcio Lorenzo Mariano. Dal 68 al 71 direttore del seminario serafico. Dal 1971 al 1975 direttore dell'Istituto dei Figli degli Emigranti. Primo padre spirituale della Fratres, donatore convinto della Fratres. 1976-1982 superiore del convento dei frati cappuccini e assistente OFS. 1979 fonda la scuola Cantorum Francescana, crea immediatamente il Parco San Francesco per il tempo libero con un occhio particolare per i più piccini. 1976-2005 cappellano del presidio ospedaliero di Scorrano. Qualcuno mi ha dato qualcosa, vediamo se ricorda qualcuno qualcosa, mi hanno dato questo, poi anche altre immagini da mostrare, vediamo, qualcuno in sala forse le conosce. Precisamente 1978 fonda l'ACOS, Associazione Cattolica Operatori Sociosanitari. 1991 fonda il Volontariato Ospedaliero Cristiano Il Cireneo. Dal 2000 al 2009 superiore del convento Frati Cappuccini e assistente OFS. Il primo settembre 2012 fa i bagagli e se ne va. Intanto la giunta comunale il 3 agosto alle ore 11 nella solita adunanza dove ci riuniamo per fare giunta, nelle persone di Antonio Mariano sindaco, Antonella Rizzo vice sindaco, Amedeo Scarpa assessore, Blandolino Pierluigi assessore, Amato Rocco assessore, deliberiamo la cittadinanza onoraria a padre Vittorio Nardo Marino. Quella sedia accanto al dirigente non era vuota perché mancava qualcuno, ma perché io a padre Vittorio ho voluto fare questa sorpresa. Quella sedia aspetta a te, padre Vittorio. Il tavolo della presidenza non poteva essere senza la presenza di padre Vittorio. Vieni. Padre Vittorio ci raggiunge. Buonasera a tutti, scusate dell'emozione. Ciao a tutti, mi sento in famiglia, mi sento, devo superare un po' l'emozione perché poi neanche a fare la posta, ieri ho ricevuto una bella batosta, all'improvviso durante la messa mi sono sentito male, alla gloria, presso il monastero delle Clarisse ad Alessano, ho fatto a tempo a sedermi, ho lasciato l'altare perché non mi sentivo tanto bene e le monache di clausura ecco si sono subito preoccupate, sono venuti incontro, ho detto meraviglia, le monache di clausura che mi hanno spogliato, qualcuno si è scandalizzato.
qualcuno si è scandalizzato perché le monache ti hanno spogliato. Possibile, delle vesti liturgiche, ma per farmi respirare mi hanno tolto le vesti liturgiche. È tutto dire, le monache di clausura preoccupate con fazzolette qua, perché erano poche persone, ma stavano, sono una decina di monache di clausura ad Alessano, un bellissimo convento, diciamo, era una vecchia villa. E allora sono tante preoccupate, addirittura ci hanno avuto due autoambulanze, una da Tricase e l'altra da Gagliano. Insomma, con di Tricase hanno vinto la gara e mi hanno portato all'ospedale, perché giustamente hanno detto gli infermieri, hanno misurato la pressione, tutto bene, mi hanno detto, no? Bene, tutto bene. E perché mi mettete all'ospedale? Io non ho avuto conoscenza, niente, perché la prima domanda che mi hanno fatto in ospedale, la conoscenza è perduta? No, non ho perduto la conoscenza, perché ho fatto a tempo subito a sedermi, altrimenti potevo anche cadere, no? E sono andato all'ospedale di Tricase, sono andato, mi hanno portato, per farvi ridere un pochettino, scusate se scendo, mi hanno preso in barella. Mi sono ricordato in un passo evangelico, perché da sopra il monastero, c'è sopra una collinetta e stanno centinaia di scalini e mi hanno preso in un quattro su una lettiga. Mi sono ricordato dell'episodio che calano i malati dal tetto giù e Gesù che li guarisce, eccetera. Mi sono ricordato di questo per la folla, l'ho preso a ridere. Comunque, grazie a Dio, state calmi, tutti quelli che avete sentito la notizia, perché alcuni già si erano allarmati. Tutto bene, tutti gli esami, check up che hanno fatto, risulta tutto bene, meno male, perché da parecchio tempo, da quando sono andato via da Scorrano, non faccio analisi, perché io mi trovo in un paese, diciamo, fuori di Scorrano, che mi hanno accolto molto bene, mi hanno accolto, almeno quando vicino. Io temevo, data la mia età avanzata, già 74 anni ho io, mi hanno trasferito. Ma non so quale è stato questo disegno divino sopra di me. Comunque l'ho presa bene, dopo, pensando a due persone, un frate che non dico il nome, è una suora che mi hanno detto: padre Vittorio, accetta il trasferimento, perché dice ti santificherai. E fate bene, da frate sono diventato monaco, perché Alessano si trova fra tanti paesini. Alessano non è la zona nostra, di questa parte, zona nostra, perché io sono dalla vostra terra e voi siete il mio popolo, disse una volta Dio, e quindi è circondato da tanti piccoli paesi, non avete idea, è un altro Salento, forse Salento arrivano Cini, non lo so, poi il resto non è Salento. Persone bravissime, preparate, tutto quello che volete, veramente buone, però come dal punto di vista urbanistico, che ha parlato di allora, praticamente mi sono trovato in questa situazione. E poi un altro frate e un'altra suora che mi disse, dopo l'amarezza di aver ascoltato la notizia del trasferimento, che io non volevo assolutamente andare via, disse: vai, perché è Don Tonino che ti chiama, e ti chiama perché deve parlare di lui. Mi ha dato un incoraggiamento, come se, fratelli e sorelle, vi dico fratelli e sorelle, l'ho detto a un giovane, fino adesso io stavo a Scorrano e voi andavate a studiare fuori e poi ritornavate in paese, adesso sono io che sono andato a studiare fuori e voglio ritornare assolutamente, possibilmente al più presto, nella mia patria, nella mia terra, nel mio paese, tra i miei amici che ho amato e con cui ho costruito con voi una storia. Io mi sento parte della vostra storia,
non lo dico a parole, ma lo dico al cuore e con una testimonianza di vita che ho dato. Avete sentito più o meno i dati cronologici. Io do a voi un messaggio, se permettete, voi giovani. Io vi conosco guardando le vostre facce per immagine dei vostri genitori, ma tutti i vostri genitori, tutti i vostri, indistintamente, sono passati dal mio rapporto, dalla mia relazione di storia con me. Chiunque a Scorrano si ricordano di me, perché io sono stato non l'uomo della cultura, diciamo, come si parla adesso in questa sede, ma della strada, della strada. Sono stato presente in ogni angolo del paese, in ogni manifestazione. Ero un protagonista nella, ma non per amore mio, ma perché sentivo di stare fra la gente. Avete sentito quanti di quei gruppi ho fondato? Alcuni sono andati in porto e anche oltre, altri sono spariti dalla circolazione, ma comunque ho cercato di seminare sempre. E il messaggio che adesso Don Tonino, sono i miei studi adesso universitari, io sono andresiano perché sta approfondendo molto la spiritualità di Don Tonino Bello, che prego quando avete un libro fra di voi leggetelo, perché ci insegna a vivere da cristiani coerenti, gioiosi, pieni di speranza, innovativi nella società. Sarà la sua canonizzazione, forse si protrarrà nel tempo, perché è stato un vescovo scomodo, come dice anche un disco, è stato un vescovo scomodo che non ha pensato, contro riformista, e quindi non ho visto bene, ma chi approfondisce i suoi scritti vede l'anima cristiana vera, autentica in Cristo Gesù. E allora questo mi sta appassionando. Sulla mia scrivania adesso non ho che due libri da leggere, da coltivare, eccetera, da approfondire, e sono i libri del nostro attuale Papa, che è un teologo fino, e quindi adesso per esempio è uscito un nuovo libro sull'infanzia. E poi anche di Don Tonino Bello, che mi richiama veramente a vivere da cristiano. Dopo questo approfondimento di studi desidero ritornare a Scorrano, anche se non farò quello che ho fatto 50 anni, come dicono d'Alessana, e qui non puoi fare quello che hai fatto per 50 anni a Scorrano, e no, non c'è più tempo, vado oltre 100 anni, è impossibile, eccetera. Questo Antonello sta preparando, perché il discorso sarebbe lungo. Io vi ringrazio. Io vi ringrazio dell'amore che portate per me, e dico soltanto, continuiamo, e piace aver presente i giovani, e voglio dire l'ultimo pensiero non riguarda me, i giovani, una società priva di modelli. Pensate a tutte le notizie che noi apprendiamo giorno per giorno sui giornali, alla televisione, una società senza modello. Il modello supremo per noi cristiani è Cristo. I modelli per i giovani siamo noi adulti, ma i modelli supremi, non tenendo conto di Cristo e degli adulti, sono i giovani. Questa manifestazione, cara Antonella, congratulazioni a te e agli amministratori, serve a dire che anche i giovani possono essere modelli per i giovani, e sono i modelli più adatti per i giovani, perché io ho fatto storia nei miei 50 anni che sono stato a Scorrano, ma la prossima storia non è più mia, è stata magari fondata da me. Tutto quello che si faceva a livello artigianale adesso si fa a livello professionale, si fa. Ma quelli che insegnano maggiormente oggi sono i giovani. Allora a voi dirigenti, a voi diciamo professori, ecco,
cercare di formare questi modelli fra i giovani, e non a parole ma con i fatti, attraverso la promozione di queste sedute che servono anche a entusiasmarci per il bene e per la gioia e la speranza nel mondo. Tanti ringraziamenti al signor sindaco, alla fine, ma comunque lo sanno, l'ho già ringraziato, e a tutta l'amministrazione, in particolar modo signor sindaco, vuol dire grazie a chi ha promosso anche questa iniziativa, ad Antonella, che stravede per me, grazie. Scusate della lungaggine, ma è troppo poco quel che ho detto. Andiamo poco avanti. Bene, allora ringraziamo. Un attimo solamente, sì. Prego, Padre Vittorio, poco avanti, sì. Perché io sto come amministrazione comunale dando questa pergamena, laddove l'amministrazione comunale conferisce la cittadinanza onoraria. Allora, prima intendo dire due parole. In genere la cittadinanza onoraria viene data a quelle persone che si contraddistinguono nei campi dell'arte, della musica, della scienza, della politica. Tu sei stato un grande, ti sei contraddistinto nel sociale, stando sempre accanto agli ultimi, guardando, amando Scorrano, e noi amiamo tanto te. Quindi io come amministrazione conferisco, rappresento l'amministrazione comunale, la cittadinanza onoraria a Padre Vittorio Nardomarino, che con semplici gesti è entrato nel cuore della comunità scorranese. Ma a questo punto sento il dovere, non io come amministrazione, ma chiamerei anche, se presente qua, qualche messaggero dell'amore, so che c'è, professore Bruno Nicolardi. Antonio Visconti. Ah, pure Antonio Visconti. C'era pure il professore Bruno Nicolardi, che io inviterei, così diventa qualcosa. Professore Bruno Nicolardi, prego Antonio, puoi venire pure tu. Il professore siciliano. Professore Aldo Siciliano, messaggero dell'amore e nello stesso tempo vicino a Padre Vittorio per quanto riguarda la scuola Cantormo. Se ben ricordo, io ero piccola, Aldo, tu sei poco più grande di me. Dell'ACOS, c'è qualcuno dell'ACOS? Sì, Ivana Crocetti. C'è Vittorio del VOC Il Cireneo, Vittorio Longo. C'è anche l'OFS, prima vedevo Franco Portaluri come viceministro, lo vedevo prima, adesso non so se c'è. Non c'è? Qualcuno della GIFRA? Vedo Lucio Balzano, presidente della Scuola Cantorum. C'è Gino. C'è Gino? Gino della Fratres c'è? C'è Gino, c'è il presidente della Fratres. C'era prima Padre Paolo, che non vedo più, forse ha dovuto andare via. Se c'è qualcun altro della famiglia francescana che vuole unirsi, perché insieme l'amministrazione comunale, ma insieme noi diamo, conferiamo. Sì, c'è il professore Bruno Nicolardi che vuole dire qualcosa a Padre Vittorio. O a tutti noi. Più che altro raccontare un aneddoto. Quando eravamo 16enni, 17enni, io personalmente uscivo anche dal seminario insieme ad altri, però sinceramente avevamo quasi abbandonato, no? Quella della frequentazione della chiesa, e stare insieme a Padre Vittorio, insomma, ci chiamava più che altro gli ideali del Cristo, eccetera. Però Padre Vittorio rischiò, guardate, è vero, di essere cacciato dal vescovo, proprio perché se la faceva, eravamo un gruppo usciti dal seminario, sempre, no, da religiosi siamo diventati comunisti, ecco, rischiò di essere cacciato, un altro poco scomunicato, proprio perché frequentava comunisti, vero? E Padre Vittorio, poi ultimamente dico, prima di andare via, insieme alla scuola Cantormo Francescana, per chi non lo sapesse, ha celebrato la messa sulla cattedra di Pietro, non è da tutti. Lui celebrava la messa e noi cantavamo come scuola Cantormo Francescana. Lui ha detto che ha coronato un sogno, non pensava mai, da umile frate, dice, arrivare sulla soglia di Pietro e dire la messa. È stata un'emozione grande. Anche questo è un bagaglio, dico. Quindi Padre Vittorio, ti diciamo tutti grazie e aspettiamo un tuo ritorno a Scorrano, tu sei comunque sempre nei nostri cuori. Silvana, per il VOC.
Io vorrei ringraziare tanto padre Vittorio di tutto quello che mi ha dato a me e al Vocco nei momenti più difficili della mia vita. Io ti ringrazio tanto, padre Vittorio, di tutto quelle cose che tu mi hai dette, mi hai risollevato, e non ti dimenticherò mai, anche se sta lontano, stai sempre nei nostri cuori. Grazie, padre Vittorio. E una cosa vorrei dire a tutti i giovani: andate avanti, perché la vostra vita e il vostro futuro sta nelle vostre mani e la nostra Scorrano. Non posso che dirti qualcosa, sicuramente, soprattutto perché almeno tra i presenti io mi sento quello che fu preso prima di tutti da padre Vittorio. Cioè, avevo appena 10 anni e con lui ho fatto un lungo percorso che è partito un po' dalla vecchia Gifra, ma sicuramente dagli Araldini di quel tempo fondamentalmente. Poi sono diventati messaggeri dell'amore. Con padre Vittorio io ho condiviso un percorso fondando la scuola Cantorum Francescana, che per molti anni, il complesso esattamente, che per molti anni abbiamo portato insieme. Devo dire, lo dico in questo momento, con questo lungo percorso io da padre Vittorio ho imparato moltissimo, mi ha insegnato moltissimo, soprattutto per quel contributo che lui ha dato nel sociale, con quello sguardo particolare ovviamente ai giovani, preoccupandosi di poter creare quelle condizioni per fare in modo che i giovani potessero crescere in ambienti sani. E prendendo spunto, anche dagli obiettivi di questa manifestazione, vorrei dire, riprendiamo questo discorso, riteniamolo saldo, e qui rivolgo il contributo, ovviamente il messaggio anche all'amministrazione comunale: ben venga la manifestazione, sai Antonella quanto ci tengo sin dall'inizio, voglio dire sin dal primo anno, va benissimo, crediamo i presupposti per valorizzare i talenti. In un momento in cui però lo Stato non ci aiuta, io sono abituato a guardare anche oltre, come giustamente hai detto tu, e quindi sogniamo insieme. La vita mi ha insegnato che quando qualcuno non vuole fare qualcosa, allora prendi l'iniziativa e la fai da solo se qualcuno non ti aiuta. Allora creiamo i presupposti per valorizzare sicuramente tutti i giovani talenti e creare un background culturale per far sì che a Scorrano crescano i talenti, ma facciamo qualcosa di in più, e questo è il vero sogno, per fare in modo che i giovani come Pietro Presicce possano tornare nel nostro paese e in qualche modo offrendogli le possibilità di poter realizzarsi loro fondamentalmente e mettere a frutto quello che hanno imparato all'estero. Lo Stato adesso non lo sta facendo. Allora partiamo in piccolo dal comune, con altri comuni, con le associazioni tutti insieme, ma creiamo qualcosa di valido che possa permettere loro di ribaltare fondamentalmente quello che hanno imparato all'estero, pensando anche e soprattutto al tessuto produttivo comunale. Ok? Quindi Scorrano è ben presente qua, ben rappresentato. Ivana. Io di padre Vittorio ho dei bellissimi ricordi, e lui ha portato in mezzo agli infermieri l'umanizzazione, e certamente Scorrano si è sempre distinta come parte umanitaria verso il malato. Veniva gente anche da ospedali che dovevano essere molto più clericali di noi e lamentavano certe manchevolezze. Certamente quel seme sta crescendo ancora in mezzo ai nostri infermieri. La parte umana è la più bella cosa che possa aver dato all'ospedale di Scorrano, e lui ci è riuscito. Lui ti puntava, era caparbio, diceva che io ero caparbio, ma noi abbiamo passato bellissimi momenti vicino agli ammalati e nei momenti più difficoltosi. Lui ci ha insegnato come farlo. Grazie padre Vittorio. Scorrano ti dice di nuovo grazie, prendi posto lì, al tavolo della presidenza. Grazie, grazie. Ringraziamo ancora padre Vittorio, e questo è il momento di passare ad un intermezzo musicale. Io mi sposto perché infatti speravo di trovare i 4 sassofonisti, e chiedo ad Armando Amerì di raggiungerci.
con il suo gruppo. Intanto allora vi leggo la scheda di presentazione. Impronte musicali, segni di sensibilità, grazia e precisione. Complimenti al quartetto che nasce dall'incontro di giovani musicisti della classe di sassofono del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, allievi del maestro Luigi Fazzi. Prego, venite avanti, potete anche prendere posto. Un applauso al quartetto di sax. Oltre all'attività solistica dei singoli componenti, il quartetto ha partecipato a vari concerti ed è vincitore di diversi concorsi. Primo premio assoluto al 9° concorso internazionale di esecuzione musicale e composizione Valeria Martina a Massafra, Taranto. Secondo premio al 3° concorso musicale internazionale Città di Ostuni. Primo premio al concorso musicale Il terzo suono ad Acquarica del Capo. Grazie alla scelta di un repertorio appartenente a periodi e compositori diversi, il quartetto esplora le molteplici possibilità sonore del sax, riuscendo a ricreare un'atmosfera unica e coinvolgente attraverso le voci, i diversi timbri che identificano gli strumenti e i musicisti. Un applauso. Solo qualche istante, questo è il bello della diretta. Ancora il mio abbraccio a Padre Vittorio. Non doveva essere seduto lì, Padre Vittorio, dove è andato? Adesso viene. Bene. E allora un intervento del dirigente Bacca nel frattempo. A volte i sogni possono diventare realtà, no? E io volevo partire per dare il mio saluto dal primo brano che i ragazzi hanno suonato, brano di Morricone, tratto dal film Nuovo Cinema Paradiso. E prendo spunto da quello che diceva il professore, però integrando un attimo. In quel film non c'è solamente il messaggio che non vanno buttati via i cinema, le biblioteche e costruiti i supermercati, ma c'era un altro messaggio che secondo me è ancora più importante. I sogni dei nostri giovani talenti che per potersi realizzare devono andare fuori. Beh, il mio sogno è quello che i nostri giovani talenti non abbiano bisogno di andare fuori per realizzarsi. Noi viviamo tutti su un pezzo di terra, in America, in Inghilterra, in Italia, in Africa. La differenza la fa quello che c'è costruito sopra, chi c'è sopra, chi la calpesta. Il riferimento è soprattutto a noi adulti, che dovremmo preoccuparci di dare la possibilità a loro, di dare le strutture a loro, di poter realizzare i loro sogni, perché i loro sogni sono il nostro futuro, non solo il loro futuro, il nostro. Questo spesso e volentieri noi lo dimentichiamo. Una società senza giovani è una società che non serve. Qualcuno dice, parlando e fermandoci all'Italia, che i soldi che escono di tasse da una regione debbano rimanere in regione. Io dico invece che i talenti che nascono nelle nostre terre devono, se vogliono, rimanere nelle nostre terre. Se poi hanno voglia di andare via, che lo facciano, ma intanto devono avere la possibilità di rimanere da noi. Questo è il sogno che noi adulti dovremmo avere e questo è l'obiettivo che noi come scuola ci dobbiamo porre. Poche parole, vi ringrazio a tutti per la splendida manifestazione.
Allora, ancora complimenti, invito Armando Ameria a presentare il gruppo e gli altri componenti. Allora, lui è Francesco Magri di Melissano al sax soprano. Lui è Francesco Circhetta di Poggiardo al sax tenore. E lui è Fabio Cicerello al sax baritono di Ruffano, diplomato al sax. E io sono Armando Ameri di Scorrano al sax contralto. Il quartetto è nato all'interno del conservatorio grazie al maestro Luigi Fazzi e il nome è Le Rêve Saxophone Quatuor. Grazie. Grazie ancora. E adesso vi salutiamo ancora con un applauso. Andiamo avanti con la serata, ancora qualche piccola sorpresa e poi andremo a premiare i diplomati con le borse di studio assegnate dall'amministrazione comunale. Come avete notato c'è un'altra sedia vuota. Lì idealmente c'è qualcuno. C'è il nostro Gino. C'è il magnifico rettore Angelo Rizzo che da lassù ci sta seguendo sicuramente. È idealmente vuota, ma anzi è vuota ma idealmente occupata dal nostro Gino. A questo punto io direi a Roberta Rizzo, la figlia, che possa occupare la sedia del padre, perché in questo modo avremo anche la bellezza di vedere Gino attraverso lei. Grazie a tutti, ringrazio l'amministrazione comunale per questo invito, ma ringrazio soprattutto voi. Questa manifestazione è bellissima. Io l'ho sempre persa perché sono stata fuori, io sono perennemente fuori, purtroppo non sono a Scorrano. Sono stata qui, sono cresciuta qui, tutta la mia famiglia è qui, le mie sorelle sono qui, mia madre è qui, io no. Mio padre mi chiamava la capopaccia dell'Upapasou, diceva. Però questo lo voglio dedicare a voi giovani, perché dalla creatività nascono le risorse migliori. E mio padre era un credente convinto della creatività, della follia in qualche modo. Lui era Gino di Scorrano soprattutto, poi tutto il resto. Ed era uno scienziato, un poeta, un amico. Mio padre però tutte le sue creazioni migliori le partoriva a Scorrano. Non passava domenica che lui dopo la messa non facesse il giro su e giù per la piazza di Scorrano. Questo se lo ricordano tutti, credo. E da questi momenti nascevano le idee migliori che lui, vivendo a Scorrano, portava all'estero, perché viaggiava continuamente. È stato un padre e un marito esemplare, nonostante ci fosse poco, perché era sempre in giro. Io spero in qualche modo di prolungare idealmente il suo pensiero. Io sono fuori, sono stata fuori in Italia, sono fuori all'estero, mi sono laureata, mi sono dottorata e ho fatto tante cose nella mia vita. E ho imparato che con la creatività e la flessibilità ti apri tante porte, da sola soprattutto, perché mio padre comunque non c'era più. E quando le persone importanti non ci sono più, non solo lasciano un grande vuoto, ma ti aprono quasi un baratro per alcuni aspetti della vita. Quindi ti devi reinventare e devi sgomitare da sola. Ottimo insegnamento che io dedico anche a voi giovani. Nonostante tutto io torno qui, torno sempre e comunque qui a Scorrano, perché io credo nella bellezza del Salento. Quando le persone che incontro all'estero mi chiedono di dove sei, io non dico mai dell'Italia, io dico del Salento. E mi dicono di dove? E io dico del sud dell'Italia, della parte più bella, più creativa, del sole, del mare. Da dove nascono le menti migliori, e questa giornata di oggi lo testimonia. Ci fosse mio padre sarebbe felicissimo, credo che si commuoverebbe dalla gioia, perché lui credeva fortemente nella creatività del suo Salento, in questi talenti che in qualche modo lui spingeva anche ad andare. Diceva: andate, fate un'esperienza fuori, ma tornate a Scorrano, che è l'ombelico dell'universo, e portate la vostra creatività, perché è importante. Ecco, io vi ringrazio
vi dedico il suo pensiero, perché mio padre era capace di far sognare la gente e spero che anche voi continuate in qualche modo a sognare e a portare i sogni qua. Spero che ovviamente siate aiutati dalle strutture che purtroppo mancano, però spero vivamente che, come oggi, come l'amministrazione comunale testimonia, le strutture possono fare nel loro piccolo, ma dovete fare voi, dovete essere testardi, siate testardi, non vi arrendete mai. Un in bocca al lupo per tutto, grazie a tutti e buona serata, buona continuazione. If you wait for me, then I'll come for you. Although I've traveled far, I always hold a place for you. Think of me if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in you. Your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your heart. Your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. Ancora un applauso a Roberta, la ringraziamo per averci regalato un pezzettino di cuore sicuramente. Grazie per il suo delicato ricordo del padre, e quando si parla di merito a Scorrano non si può prescindere da una figura così importante per noi tutti, un uomo dalle doti indiscusse, il nostro grande rettore. Un applauso ancora e grazie di cuore. E adesso passiamo ad una premiazione che mi sta davvero a cuore, non che le altre non lo fossero, ma andiamo a premiare l'Istituto Comprensivo di Scorrano, l'istituto presso il quale io lavoro. Quindi invito qui, con estremo piacere, lo aspettavo questo momento, caro Preside, il Preside Merico, il Preside in quiescenza dell'Istituto Comprensivo di Scorrano, il Preside attuale dell'Istituto Comprensivo Tonino Bacca, venite, prego, avanti.
So che c'è una delegazione di studenti, dei nostri studenti, che prego di alzarsi. Ecco, magari per ragioni di spazio potete rimanere lì, ma arriva il nostro applauso a voi tutti. E credo che ci sia qualcuno di voi che ci vuole raggiungere. Ecco qui, perché stasera premiamo, l'amministrazione comunale premia una pubblicazione, caro preside, e chi meglio di lei può parlarci di questa pubblicazione, a meno che lei non vuole, ragazzi, immaginavo io, lei preferisce invece che a parlare sia Rita De Donno. E innanzitutto buonasera a tutti, mi presento, sono Rita De Donno e lo scorso anno ho partecipato insieme ai miei compagni alla stesura di questo romanzo dal titolo La poesia della natura, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Ci siamo impegnati molto per la stesura di questo libro e infatti abbiamo per mesi e mesi ci siamo documentati e abbiamo studiato la scienza e la tecnologia, proprio perché il macrotema dell'anno scorso che la scuola ci ha proposto di affrontare era appunto la scienza e la tecnica a servizio dell'uomo. E questo era un tema un po' impegnativo che all'inizio ha terrorizzato un po' tutti noi. Poi però abbiamo capito che la tecnologia e la scienza sono sempre a stretto contatto con la vita di tutti i giorni. E infatti pensiamo un po' alla nostra vita senza computer, televisioni, frigoriferi, lavatrici e quant'altro. Di certo sembrerebbe difficile e quasi noiosa. E proprio da qui è partito lo stimolo per scrivere questo romanzo che noi chiamiamo un po', definiamo il nostro piccolo capolavoro. E di certo mi ritengo soddisfatta di questo lavoro perché abbiamo partecipato ad un concorso a livello provinciale e abbiamo vinto il primo premio. E abbiamo anche ricevuto le congratulazioni dei rappresentanti della giuria e ci siamo sentiti, io insieme anche ai miei compagni, e un po' dei piccoli autori. E, beh, questo libro è un intreccio tra amicizie, nuove conoscenze, nuovi amori. Infatti i due protagonisti sono Laura e Andrea, che sono due ragazzi come noi, che hanno intrapreso un viaggio un po' insolito all'interno della materia. Infatti si parte dall'atomo, che è la più piccola particella che compone tutta la materia, e si passa pian piano fino alle stelle, alle galassie, a tutto l'universo. E, beh, questo libro rappresenta un po' un viaggio nella fantasia, per questo auguro a chi non l'ha letto di una buona lettura. Buon anno a tutti. Non ho da aggiungere niente, leggetelo, se i genitori ancora non l'hanno letto lo leggessero. Ne abbiamo stampate 1000 copie l'anno scorso, quindi sono distribuite in tutte le famiglie, più o meno quelle dei ragazzi che hanno frequentato. Penso che la scuola, un ulteriore sforzo, ma anche il comune può farlo stampandone magari altrettante per tutta la scuola. Perché un libro rimane nella biblioteca, rimane nel tempo. Non vi nascondo, io sono in pensione, sto bene, sto benissimo, ma la scuola mi manca, mi mancano i ragazzi, mi manca, se volete, anche il chiasso dei ragazzi. E quando la nostalgia è tanto forte fino alla a volte anche a svegliarsi presto la mattina pensando di dover andare a scuola, che cosa faccio? Mi leggo qualche pagina del libro che hanno scritto i ragazzi. E non solo perché di questo libro, ma anche quello che hanno scritto l'anno scorso. L'anno scorso era un romanzo di ambientazione storica, ambientato qui a Scorrano e in terra d'Otranto. Oppure mi vado a sentirmi un DVD con la musica. Mi fa piacere vedere qualche ragazzo che al liceo scientifico sta continuando a studiare musica o al conservatorio. E quindi per me è un motivo di ricordi, e i ricordi della scuola, come quelli dell'infanzia, sono gli ultimi a morire.
portano fino all'ultimo respiro. Quindi ai genitori, non fosse altro per il vostro rapporto proprio padre figlio di amore profondo, vi prego di leggerlo e di rileggerlo, perché lì ci sono, se volete, anche le vostre radici. Quindi vi ringrazio, grazie ai ragazzi, auguro buon anno e un futuro veramente che sia eccellente, perché le capacità ci sono. Vedete, quando ho proposto, perché del resto il preside deve proporre, deve coordinare, deve proporre queste attività, avevo in mente un certo tipo di scuola, perché ero consapevole, mi sono rafforzato sempre di più nella consapevolezza che la scuola è il motore del futuro. Sono parole, magari sono slogan, ma le ho vissute direttamente. Questi ragazzi, noi dobbiamo guardare al mondo, al futuro con i loro occhi, non con i nostri, magari laureati anche con lode, ma se rimaniamo ancorati alla nostra forma mentis non riusciamo a capire il mondo. Quando siamo partiti con la musica e con la scrittura creativa, dopo aver fatto anche dei corsi di scrittura creativa e con la pubblicazione del libro e di altri libri, io guardavo nel collegio dei docenti anche a volte l'indifferenza, la meraviglia, come si fa, no? Come possono i ragazzi pubblicare, scrivere un romanzo? I ragazzi lo hanno fatto ed è sotto gli occhi di tutti, perché ho sempre in mente un po' quello che mi diceva mio padre, ma prima di lui me l'ha detto Seneca: le cose non è che non si fanno, diceva Seneca, perché sono difficili, è che quando non si fanno diventano difficili. Quindi tutto si può fare, c'è bisogno dell'impegno, della partecipazione, della volontà, dell'amore. Ecco, se c'è amore si può ottenere tutto. Grazie ragazzi, grazie a voi, grazie sindaco, l'iniziativa è eccellente. L'amministrazione comunale consegna un riconoscimento al merito all'Istituto Comprensivo di Scorrano e una pergamena all'Istituto Comprensivo di Scorrano per il riconoscimento al libro fatto. Grazie veramente. Grazie a te professore per quello che hai fatto per i nostri ragazzi, e in bocca al lupo al nuovo preside per quello che farà e quello che faremo insieme. Grazie. Sì, mi sono dimenticato di dare gli auguri al preside, l'ho già fatti veramente. Sono contento perché lui sta continuando il percorso che abbiamo iniziato 13 anni fa, e questo significa che la scuola può andare avanti, perché vedete, molte volte il cambio, no, delle persone può portare ad una sorta di ictus, di interruzione quindi dell'attività. Questo mi fa piacere, non solo, ma lui sta implementando, sta arricchendo il percorso. Quest'anno ha scelto un tema che mi piace tanto, il mare, la vela, e questo può portarci indietro, la vela un tempo come mezzo di comunicazione importante, quindi alla storia, alla nostra storia. E quindi sinceramente io quando guardo alla scuola adesso, guardo alla scuola come quel vecchio marinaio che vede questa barca allontanarsi all'orizzonte ed è contento perché ha trovato un buon nocchiero, un buon comandante. Grazie e ci vediamo. Grazie ai dirigenti, grazie a Rita De Donno, però per correttezza, cioè io vorrei ricordare i nomi degli altri corsisti del progetto PON che hanno poi realizzato quest'opera letteraria. Lo tieni tu Rita. E i corsisti sono Alessia Amato, Beatrice Brocca, Rita De Donno, Michela De Gabriele, Deborah De Luca, Vanessa De Pascalis, Gianluca Filippo, Elena Longo, De Pali Manfredi, Stefania Manfredi, Alessio Mergola e Da Montagna, Cristian Moriero, Dejan Palma, Giulia Palumbo, Roberta Persano, Puce Domenica, Ratta Cosimo, Sara Ratta, Aurora Rausa, Rausa Valentina, Paolo Scarpa, Sticchi Chiara e Trane Francesca. Inoltre bisogna, non l'abbiamo detto preside, ringraziare il professor Giuseppe Maruccio, ricercatore dell'Università del Salento, CNR Nano, la professoressa Vanessa Frascerra, docente di scuola secondaria di primo grado, e le due tutor del corso, le professoresse Maria Antonietta Caroppo e la professoressa Giuseppina Cavaleri. Ed ora finalmente possiamo passare alla premiazione dei 7 diplomati dell'anno scolastico 2011-2012. A loro viene riconosciuta dall'amministrazione comunale, come dicevo prima, una borsa di studio.
Le borse di studio sono di due fasce. La prima fascia premia i diplomati che hanno conseguito una valutazione compresa tra i 91 centesimi e i 99 centesimi, e una seconda fascia che premia i diplomati che hanno conseguito il diploma di maturità con 100 centesimi e 100 centesimi con la lode. La prima a ricevere la borsa di studio è Agnese De Donno. Dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico di Maglie da Vinci con la valutazione di 98 su 100 e aver superato i test di ammissione, frequenta il primo anno all'Università Bocconi di Milano, Facoltà di Economia Aziendale e Management. Da sempre ha avuto la predilezione per le materie scientifiche, infatti, dopo essersi qualificata nella scuola secondaria di primo grado ai giochi logico-matematici a livello regionale, ha potuto accedere al concorso nazionale tenutosi a Milano nell'Università Bocconi, che la ospita come studentessa. La premia Monosi Matteo, il dottor Monosi Matteo. Complimenti Agnese, e ora la volta di Giulia Ruggeri. Giulia Ruggeri, fin da bambina, si è impegnata nello studio tanto da conseguire la promozione con il massimo dei voti nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nel liceo delle scienze sociali e della comunicazione, dove nell'anno scolastico 2011-2012 si è diplomata con il voto di 100 su 100. Ha inoltre partecipato nell'ambito del piano Lauree Scientifiche per la Matematica, organizzato dall'Università del Salento in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ai laboratori di matematica preposti dal progetto, superando con profitto la prova di verifica finale, conseguendone l'attestato, e allo stage Baby Observation presso la Scuola dell'Infanzia Totò Fitto di Maglie. Frequenta infine presso l'Università del Salento la Facoltà di Scienze Tecniche e Psicologiche con la speranza di conseguire anche la laurea con successo. Noi glielo auguriamo. Premia Montagna Sara, la dottoressa Montagna Sara. E ora la volta di Francesca Scoletta. Francesca ha 19 anni, attualmente vive a Perugia, dove frequenta la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, corso di Biotecnologie. Ha conseguito il diploma presso il Liceo delle Scienze Sociali e della Comunicazione, ottenendo il punteggio di 98 su 100. Nel corso degli studi liceali ha frequentato diversi corsi e progetti proposti dallo stesso istituto scolastico, con lo scopo di arricchire le sue conoscenze relative a determinati ambiti e discipline, guadagnando un attestato in seguito alla partecipazione ai laboratori di matematica nell'ambito del piano lauree scientifiche 2010-2012 organizzato dall'Università del Salento, e un successivo attestato di partecipazione al progetto Prevenzione e contrasto dello stigma e della discriminazione legati al disagio mentale, con la diretta collaborazione dell'ASL di Lecce. La premia il dottor Amato Andrea. Sabrina De Pascalis ha 19 anni, frequenta il primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma. Fin dalle scuole primarie ha cercato di dare il massimo ottenendo degli ottimi risultati. Ha conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico Tradizionale Leonardo da Vinci con la votazione di 100 su 100. Ha conseguito il certificato internazionale di attestazione della conoscenza della lingua inglese, ha studiato pianoforte da privatista per 10 anni, sostenendo l'esame di teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Lecce. Ha praticato per 8 anni e, quando le è possibile, continua a praticare danza classica e moderna. È un membro del Leo Club di Maglie, un'associazione di beneficenza impegnata in servizi e attività rivolti al territorio locale. La premia l'avvocato Alessandro De Pascalis. Francesca Accogli
Francesca ha 19 anni e si è diplomata lo scorso giugno all'Istituto Tecnico Commerciale di Maglie con 91 su 100. Suona il pianoforte da quando aveva 10 anni e quest'anno si diplomerà. Dopodiché frequenterà il biennio accademico di secondo livello, probabilmente a Lecce. Suonare il pianoforte è la cosa che più ama fare, è un'attività che richiede molto impegno, ma per lei questo impegno è soltanto un piacere. Inoltre ha deciso di continuare gli studi e quest'anno frequenta il corso di economia aziendale all'Università del Salento. Consegna la borsa di studio alla dottoressa Viviana Montagna. E la volta di Giovanni Amato. Diplomato presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato La Noce di Maglie nell'anno scolastico 2011-2012 con valutazione finale di 91 su 100 in tecnico delle industrie elettriche. Attualmente frequentante il primo anno della Facoltà di Ingegneria Industriale presso l'Università del Salento. È il membro della Protezione Civile di Scorrano. Gli piace visitare nuovi posti e vorrebbe recarsi presso le nazioni dell'Estremo Oriente e anche in Russia e mettersi alla prova nella risoluzione di problemi sempre nuovi. È attratto da tutto ciò che riguarda l'automazione, la meccanica e il mondo dell'aeronautica. Consegna la borsa di studio Roberta Rizzo. E infine è un onore per me presentarvi un ragazzo la cui presentazione inviata per posta elettronica è sintetica di due righe. Ha 19 anni, Alessio Maruccio ha 19 anni, si è diplomato a luglio presso il liceo scientifico statale Da Vinci di Maglie con una votazione di 100 con lode. Al momento frequenta il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Pavia, cercando di perseguire i risultati raggiunti finora. Onore al merito ad Alessio, al quale viene consegnata la borsa di studio dal sindaco Antonio Mariano. Complimenti a tutti quanti, vi auguriamo di cuore di raggiungere gli obiettivi più ambiziosi che desiderate per voi. Bene, adesso siamo un po' addirittura d'arrivo e adesso vi presento un duo, voce e chitarra. Sono due giovanissimi e bravissimi artisti. Si sono uniti in questo connubio artistico per l'occasione e passerei, se lui lo vorrà fare, la parola proprio a Salvatore, che spiegherà come nasce questo connubio artistico. Salvatore, ci spieghi un po' come nasce questa... Buonasera a tutti. Niente, il connubio artistico, grazie. Allora, io e Giulia ci siamo incontrati per la prima volta proprio appositamente per l'occasione, quindi non avendo curriculum da esporre non ci sarebbe una scheda di presentazione come per gli altri gruppi, però il nostro augurio è solamente quello di poter esibire una piacevole performance, insomma, che sia gradita a tutti voi, che vi ringrazio anticipatamente per la presenza. Grazie mille. Che sono, non faccio la vita che fai,
Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Noi giovani, affinché possiamo trovare nell'operato della classe dirigente un alleato, non un nemico offensivo. Contro tutti coloro che non ci lasciano lo spazio per esprimere la nostra forza, nata dalla rabbia per colpa di coloro che ci chiamano viziati e bamboccioni. Contro tutti coloro che ci definiscono incapaci e fortunati per essere nati nella parte ricca del mondo, illudendoci di una ricchezza che non ci appartiene. Non saremo solo vittime del vostro gioco. Potete rimanere fermi a giudicarci e pensare di tutto, ma non vi permetteremo mai di vincere, e il nostro intero mondo contro pochi di voi. Gioco di me, sono un ragazzo di strada, ti prendi gioco di me, sono un ragazzo di strada, ti prendi gioco di me, sono un ragazzo di strada, ti prendi gioco di me. Bravissimi Salvatore e Giulia. Salvatore prima diceva non abbiamo un curriculum, beh credo che non occorra, ci è piaciuta molto la vostra performance, grazie per i messaggi che ci avete lasciato e che avete lanciato, sicuramente un urlo di rabbia da parte dei giovani che non vuole però essere un messaggio politico ma piuttosto un messaggio di speranza per tutti quanti, grazie ancora. Grazie a voi, ringrazio Antonella per l'invito. E grazie a tutti voi per la partecipazione e l'attenzione. Grazie a te. E adesso passo la parola al vice sindaco per le battute finali. Che è rimasta senza parole forse, non lo so. No, non credo. No, devo dire che mi piace tanto. Non, sono rimasta sì senza parole, ma messaggi forti, veri, sentiti. Messaggi che suonano bene alle nostre orecchie, almeno alle orecchie di questa amministrazione comunale. Noi saremo vostri alleati, mai contro di voi, sappiatelo. La manifestazione stessa lo dimostra, che noi siamo gli alleati di voi, che sarete il futuro di Scorrano.
Noi saremo soltanto quelli che vi accompagneranno per garantire poi a noi un futuro migliore nella nostra vecchiaia. Saluto tutti, saluto il dirigente del liceo Leonardo da Vinci di Maglie, professoressa Anna Rita Corrado, che devo spendere una parola per il vostro istituto. Qua abbiamo avuto una lode, Maruccio, abbiamo avuto 3 premiati del vostro istituto. La ragazza che ha cantato è del vostro istituto, l'orchestra è del vostro istituto. Veramente un grande in bocca al lupo e ogni bene, un felice 2013. Ringrazio di essere stato presente, ma perché lui è sempre presente, perché mi supporta, il professore Aldo Siciliano. Sin dal primo momento mi ha supportata, dal lontano 2009. Grazie ancora Aldo. Ringrazio l'ingegnere Sergio Casciaro, che nonostante gli impegni natalizi ha ricevuto una telefonata ieri e alle 2 ha detto: Antonella, sono a Scorrano da te. Grazie ancora Sergio. Grazie, poi non voglio dimenticare nessuno. Grazie a tutti i presidenti delle associazioni che sono intervenuti. Grazie a Roberta, che in maniera veramente mi ha colpito. Quello che ha detto Roberta io l'ho vissuto in maniera veramente straordinaria, con un'emozione profonda, quando abbiamo ricevuto l'invito lì all'università. Io ero senza parole, erano solo delle lacrime che scendevano quando ho sentito il tuo intervento. Mi ha toccata veramente. Ha mostrato Gino l'uomo, lo scorranese, il padre, la persona che ama Scorrano, ma il semplice uomo, ecco, dall'uomo semplice le grandi idee. Grazie ancora Roberta. Grazie ancora a padre Vittorio, che mi fa anche da supporto. Per lui questa è la 4ª volta che è presente, questa volta in maniera veramente esemplare, anche se un po' col cuore, io dico, trafitto, perché la distanza avvicina sempre di più le persone, ricordatelo padre Vittorio. Ritorneremo. Grazie al dirigente, a professor Tonino Bacca, che è una persona veramente splendida. Io lo dico in maniera pubblica, in maniera ufficiale, già è stato detto in altre occasioni, collabora in maniera esemplare. Se tutto viene permesso è perché c'è una collaborazione, un attento sguardo e un connubio amministrazione-scuola. Io veramente, dirigente, ti dico grazie di cuore. Grazie anche al professor Antonio Merico, già dirigente dell'Istituto Comprensivo di Scorrano. E poi un grazie particolare va a tutti voi, eccellenze di Scorrano. Rimanete al mio fianco. Spero di dare tutte le soddisfazioni e tutte le risposte che voi vorrete e insieme faremo veramente qualcosa di grande. Grazie a tutti gli intervenuti. Ciao Pietro! A tutti buon anno, grazie mille. Io rivolgo un saluto a tutti, ma non ripeto i saluti. Io vi dico solo una cosa: ad migliora sempre. Grazie. Quindi ci lasciamo con questo augurio del sindaco: ad migliora sempre. Saluto Pietro. Pietro. Ciao, grazie. Ciao, mille. Grazie di essere stato. Grazie di essere stato con noi. E quindi grazie a voi, è stata una manifestazione fantastica. Grazie, siamo ormai arrivati al termine di questa serata. Personalmente vi ringrazio tutti, spero di essere stata all'altezza e grazie infinite per l'opportunità di crescita a tutti quanti, grazie. Rimaniamo per il taglio della torta, rimaniamo di là per il taglio della torta, perché la festa è loro, quindi rimaniamo per dare anche orgoglio a loro e rimaniamo per dare onore al merito. Il taglio della torta è di là.